vittoria della Pocket Rocket al momento, mentre siamo giunti Alca, Davide Barbariol al momento per soli 277 millesimi, rimane in terza posizione invece la Golf GTI e poi a seguire troviamo Giuseppe Ricciardi, Alessandro Coco e Claudio Guglielmi. Dunque questo, c'è anche chi ci scrive: beh, mi sto vestendo, arrivo. Ricordiamo naturalmente che l'evento è di ridurre il distacco che lo separa in classifica dal leader Davide Barbariol. Ricordiamo la situazione: 140 punti per Barbariol, 100 per Lesmo, 90 per Di Nicola, 70 per Torrielli, 40 per Simone Pozzovivo. Che sono tra l'altro anche i due piloti che si contendono la vetta della classifica assoluta, questa nuova classe light car. Andiamo a dare uno sguardo ai tempi con Luca Diligenti. A parte qualche testa coda che però fa parte dell'ordinaria amministrazione. Luca Franca al comando con 1.25.053 per quanto riguarda la Street Limited, poi Marco Palmeri in seconda piazza con 27.9, quindi situazione che è decisamente migliorata rispetto a circa un'ora fa, quando un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sull'autodromo di Franciacorta. Adesso si torna addirittura a vedere qualche squadra. Mentre sempre sull'autodromo capitolino è in corso di svolgimento la gara del campionato italiano Gran Turismo, che sta per arrivare verso la propria conclusione con l'Audi al per questo ultimo turno della giornata riservato alle classi Limited. Per i piloti, e Davide Barbariol ci ha proprio sentito, perché effettivamente si toglie la soddisfazione di scalzare dalla vetta della light car a Luca Patrizzi in questo finale. 1.25.050 per lui, 3 decimi di margine su Luca Patrizzi, che dunque deve accontentarsi della seconda prestazione